profilo del trattamento afflittivo laddove ci sia una collaborazione dell'indagato imputato all'accertamento della verità. Spostare il problema al momento anteriore al perfezionamento del reato significa ignorare che nel nostro ordinamento penale vi è l'ipotesi del tentativo di cui all'articolo 56. Quindi qui noi dobbiamo fare un lavoro serio, dando atto, credo che ieri il ministro Orlando su questo sia stato chiarissimo, dando atto di quanto e di come nello specifico questa normativa interviene, forse evitando di dire delle cose che non hanno senso rispetto all'ordinamento penale di questo Paese, che con questa norma fa il passo avanti possibile nella lotta alla corruzione. Grazie. Onorevole Massa, è scritto a parlare a titolo personale il deputato Bonafede. Sì, Presidente, soltanto per leggere l'emendamento che non ha bisogno di commenti, evidentemente il collega che mi ha preceduto non l'ha letto. L'indotto che autonomamente recede dalla condotta prima della conoscenza dell'apertura delle indagini collaborando con l'autorità giudiziaria è esente da punibilità. All'indotto che pur non recedendo autonomamente dalla condotta collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma diminuita dalla metà. È un'evidente norma che sollecita gli onesti a collaborare con l'autorità giudiziaria, si stabilisce una graduazione a seconda che collabori in un momento o in un momento successivo rispetto alle indagini. Non vedo la critica che viene dal PD veramente come si possa attagliare a questo emendamento. Grazie. Metto in votazione l'emendamento 1.59 Colletti, parere contrario, Commissione, Governo e relatrice Forza Italia, favorevole relatore 5 Stelle. Aperta la votazione. Ci siamo? Verini. Bini è riuscito a votare? Provi onorevole Bini, tolga se c'è qualcosa dentro lo tolga, Ferro anche, arriva il tecnico, ecco. Allora,